Allora, buongiorno a tutti, iniziamo questa conferenza stampa. L'occasione di questa conferenza stampa è data dal fatto che l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento da parte dell'assessorato dei lavori pubblici di 90.000 euro per la sistemazione di un tratto della via Marina. Noi appena insediati attraverso l'ufficio tecnico avevamo presentato all'assessorato regionale una scheda corredata dall'elaborato progettuale di una relazione con cui appunto chiedevamo un congruo finanziamento per la sistemazione del lungomare. La regione Calabria, grazie anche all'impegno dell'onorevole Candeloro Imbarzano, che a parte diciamo al quale mi legano rapporti di amicizia personale, anche il nostro concittadino, e quindi dicevo grazie all'impegno del consigliere regionale dell'onorevole Imbarzano, ecco, siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento che certamente non è risolutivo, però come dire è un piccolo passo per iniziare l'intervento di recupero, di riqualificazione del nostro lungomare che, come tutti noi sappiamo, è stato negli ultimi anni devastato dalle mareggiate che si sono verificate nel corso di questi ultimi anni. La nostra intenzione, noi già abbiamo fatto un sopralluogo con l'ufficio tecnico perché abbiamo 6 mesi per fare il progetto esecutivo, ma noi cercheremo di farlo in un mese e mezzo. E abbiamo fatto, dicevo, già un sopralluogo ieri e la nostra intenzione è di diciamo, intervenire sul tratto, per intenderci, della vecchia via Marina, che va quindi dalla villetta comunale al torrente d'Andrea, per una ragione fondamentale, perché in questo tratto già abbiamo fatto 2 barriere soffolte, a breve, burocrazia permettendo, inizieranno i lavori per la realizzazione delle altre 2 barriere che andranno dal Girasole ad Andrea, per cui essendoci già una protezione a mare, quindi pensiamo di lavorare, di intervenire su questo tratto. Prima di concludere, 2 cose, un accenno, colgo l'occasione, per quanto riguarda i lavori di realizzazione delle 2 barriere, noi il 16 settembre abbiamo stipulato il contratto. Abbiamo richiesto in data 18-19 settembre la consegna dello specchio delle acque. La Capitaneria di Porto, presso la quale mi sono recato alcuni giorni fa, mi ha diciamo, rappresentato che ha trasmesso la richiesta per i pareri al Ministero dei Trasporti, al Provveditorato Opere Pubbliche che si occupa degli interventi a mare, all'Agenzia del Demanio e alla delegazione di spiaggia di Saline Ioniche. E quindi io ora sto cercando di sollecitare questi enti a rilasciare i rispettivi pareri affinché poi la Capitaneria nel più breve tempo possibile ci possa appunto consegnare lo specchio delle acque. Un'altra cosa che volevo dire è che in questi 4 mesi la nostra amministrazione, che io ho l'onore di guidare, è riuscita ad ottenere circa, non tenendo conto di piccoli finanziamenti tipo 10.000, 5.000, qua circa 500.000 euro di somme, diciamo, di finanziamenti, fra cui appunto i 90.000 euro questi del lungomare, i 150.000 euro per la sistemazione dei torrenti, 103.000 euro per l'installazione delle pompe di calore sulla scuola elementare, 47.000 euro per l'impianto fotovoltaico nel municipio, 40.000 euro per l'arredo urbano e poi abbiamo recuperato, quindi riteniamo che siano in un certo senso anche nostri, 50.000 euro che c'era il rischio di perdere per il telone della piscina e 10.000 euro per la palestra della scuola elementare. Ma non solo abbiamo recuperato, diciamo, abbiamo ottenuto queste somme, ma
sui torrenti a breve approveremo in una delle prossime giunte il progetto esecutivo, l'ufficio ha già preparato gli atti per la gara, quindi non solo abbiamo le somme ma cerchiamo anche di spenderle e realizzare gli interventi velocemente. Anche per quanto riguarda il fotovoltaico e le pompe di calore già abbiamo giudicato i lavori, la stessa cosa per la piscina. Quindi io ringrazio nuovamente il consigliere regionale di Balzano perché è anche e soprattutto merito suo. E poi una nota, diciamo, che è quella che parlavamo prima, si parlava dell'assessorato all'agricoltura ed io facevo notare che spesso gli assessori regionali poi nei fatti sono assessori provinciali, perché siccome il collegio dell'elezione è provinciale, quindi poi le risorse le posso dire che l'onorevole Balzano, ma mi costa, diciamo, nei fatti che due cose. La prima, poi lui è anche presidente di una commissione, penso la più importante, ritengo, è commissione bilancio e attività produttive, mi pare, e fondi comunitari, quindi passa tutto da lì. Diciamo, fa veramente il consigliere regionale, cioè lui non si limita a curare, non si è limitato in questi 5 anni a curare il proprio collegio, ma anche, diciamo, pur essendo consigliere regionale, dove è stato chiamato è sempre andato, non solo quindi al di là del collegio, ma al di là anche delle appartenenze politiche. Solo per fare, ecco, così un esempio, infatti un giorno così scherzavamo, cioè si è impegnato e quando Fuli ha ottenuto, dove c'è un sindaco, voglio dire, una maggioranza a trazione centro-sinistra, Partito Democratico, comunque un finanziamento, ecco, di 150.000 euro. Dico questo non tanto per, ecco, tessere le lodi del consigliere regionale, ma perché veramente noi, ora ci saranno le elezioni, abbiamo bisogno di rappresentanti che veramente rappresentano nel migliore dei modi l'intero territorio regionale, e non abbiamo bisogno di persone che vanno lì poi a curare il proprio orticello elettorale. Io vi ringrazio nuovamente e cedo la parola all'onorevole Balzano. Sì, grazie, un saluto anche da parte mia, ringrazio il sindaco intanto per questa opportunità che ci ha dato, lui è stato troppo generoso. Io rispetto a questo finanziamento non aggiungerò altro, se non per dirvi che per me è un atto doveroso. Avrei voluto, se fossi stato interessato negli anni precedenti, fare tante altre cose, forse avremmo potuto farlo, però non c'è stata iniziativa per motivi che ben conoscete ovviamente. Però è un segnale questo significativo di attenzione che abbiamo voluto dare a questo nostro territorio, dove la mia cittadina, oltre che la vostra, e credo che con questo questo finanziamento parte un processo, noi ci auguriamo nelle prossime elezioni di venire confermati, non fosse altro per l'enorme lavoro che abbiamo fatto, e questo sicuramente sarà un primo segno tangibile di questa attenzione che vogliamo fortemente dare a questo territorio. Vero, io per il ruolo che ho svolto necessariamente la mia attenzione era doverosamente rivolta a tutta la regione, ma un occhio particolare, come è facilmente intuibile, l'ho avuta per la provincia di Reggio, anche io non mi sono, e in modo particolare avrei voluto prestarla per l'area grecanica, che è una delle aree più marginalizzate dell'intera regione. Ricordo per tutti che la prima iniziativa, caro Enzo, che io ho assunto in consiglio regionale dopo pochi giorni, anzi il primo consiglio regionale, era quello di acquisire l'area dell'ex OGR per fare un polo per piccole e medie imprese. Purtroppo c'è stata sordità da parte di chi doveva decidere, pur quando non si hanno ruoli gestionali o quando si hanno presenze ingombranti, non sempre le idee che io ritenevo e ritengo, che se avessimo acquisito quella struttura con pochi milioni di euro certamente avremmo offerto a decine di imprese artigianali, piccole imprese di questo territorio dell'area grecanica, la possibilità di
operare, di competere sul mercato, ma è quello ormai un episodio, pensiamo al futuro. Io credo che ci saranno grandi opportunità per un territorio come l'area Grecanica, Bova in particolare, che potrebbe vivere il turismo per molti mesi all'anno. Sappiamo che il turismo è una cosa molto complessa, però qua ci sono tutte le condizioni per fare veramente una vera politica turistica. Non mancheranno le risorse. Abbiamo approvato di recente la nuova programmazione comunitaria del 2014-2020, dove abbiamo suddiviso quei 3 miliardi e mezzo in 12 grandi in macro azioni. All'interno di queste macro azioni, che io non vi illustro oggi ovviamente per motivi di tempo, certamente potrà esserci un largo spazio per questo territorio e per Bova in particolare. Sono opportunità che noi aiuteremo questa amministrazione che è giovane e ci è particolarmente cara, diciamo. Aiuteremo a far acquisire il massimo delle risorse possibili perché si possa contribuire a cambiare non tanto il volto, ma contribuire a invertire una tendenza che è quella di un'economia asfittica con tanti. Pensate che abbiamo destinato qualcosa come 750 milioni di euro solo per progetti ENSU di inserimento lavorativo e altri 750 per il contrasto alla povertà, quindi per aiutare le famiglie più bisognose. Voglio dire che ci sono risorse imponenti che dovranno essere spese e rispetto alle quali sicuramente un forte aiuto potrà essere dato a questo territorio. A questo comprensorio. Poi stato citato un'ultima cosa, non la voglio fare molto lunga, l'agricoltura di quest'area. Io ritengo che l'agricoltura, più che l'agricoltura, l'agroalimentare in generale, quindi ci metto non solo l'agricoltura in senso stretto, ma anche per esempio l'allevamento del bestiame, tutte le aree che in qualche modo sono connesse all'agroalimentare. Noi abbiamo altre grandi opportunità perché da presidente di quella commissione abbiamo elaborato anche là una serie di credo 20, 18, 19 macro azioni. Pensate che si debbano spendere 1,7 miliardi di euro in questi anni. Siccome noi pensiamo di portare avanti questo progetto che era in itinere, per la verità era in itinere, di un distretto rurale di qualità che riguarda cioè il miglioramento della qualità dei prodotti e la valorizzazione dei prodotti di questo territorio. Ecco, questa è anche un'altra grande opportunità che verrà offerta e che noi ovviamente tenteremo di orientare anche verso questo territorio. Quindi, come vedete, non mancheranno le risorse. Io credo che un'amministrazione che in pochi mesi è riuscita a recuperare tante risorse, perché non sono poche, che siamo a fine legislatura, si è raschiato il fondo del Badile, quindi se si fosse stato all'inizio di legislatura probabilmente avrebbe avuto una valenza diversa, ma vi assicuro che rastrellare qualche cosa non è stata cosa facile. Quindi ripeto, ci sono tutte queste opportunità che assieme tenteremo di cogliere perché, ripeto, turismo, agroalimentare, agricoltura, perché in agricoltura questa è un'area a forte vocazione agricola, non solo il bergamotto, ma ci sono tante altre opportunità. Ovviamente bisogna migliorare la qualità dei prodotti, perché senza qualità non si va da nessuna parte, ma non solo questo, vedremo quale azione potremo mettere in campo per insieme alle organizzazioni di categoria, intendiamoci, che sono molto attive su questo territorio, perché ecco, l'economia di questo territorio possa crescere, possa ripartire quella tendenza di cui dicevo poc'anzi. Noi ovviamente saremo accanto, vogliamo, ci sentiamo parte integrante di questo territorio e vogliamo che la gente, i nostri concittadini, possano fruire, come avviene per altre parti della Calabria, di queste imponenti risorse. Se ci sono domande.
Sul momento. No, volevo capire il discorso di questa macchina, io sul lungo mai. Bisogna aspettare prima l'intervento. No, della cosa. No, quello no, perché. Ci sono altre risorse, ci sono altre risorse. No, è che no, siccome quello comunque può passare 20 giorni, un mese, ormai quello poi si andrà a realizzare. Quindi è chiaro che andremo a sistemare questo track. L'idea poi ora vediamo, noi abbiamo fatto con i tecnici un sopralluogo, vediamo dove per esempio si può, per esempio dal tratto dalla villa verso il girasole, dove c'è già diciamo, la strada, quindi sotto c'è la pietra, quindi è solido, lì si potrebbe andare a già rifare il marciapiede. Dalla villa verso Flachi non c'è, quindi lì bisognerebbe andare a fare anche un piccolo muro di sostegno, però poi lì bisogna che finisce che solo per fare quel pezzo finiscono i soldi, quindi vediamo, pensiamo di fare questa bitumazione, cioè di cercare di sistemare. Poi abbiamo anche un'altra idea, e vediamo, questo dobbiamo verificare con l'ufficio di ragioneria, perché quando c'erano i commissari il ministero mandava dei fondi che loro non hanno speso. E all'epoca, quando sono arrivati, li hanno messi per acquisto di un mezzo meccanico per sistemazione strada, che a noi non interessa. Per cui, se li hanno messi lì solo per una scelta, quindi non hanno una specifica a monte, potremmo anche vedere quei 70.000 anziché comprare il mezzo, che non abbiamo intenzione di comprarlo, perché poi non abbiamo chi lo guida, la manutenzione del mezzo e tutto, potremmo vedere di aggiungere a queste 90 e quindi arriveremo già a 150 e quindi già. Ma questo, sì, poi non però si... quella poi diciamo è una cosa. Non è detto che non si strada facendo. Sì, anche perché ecco, questo io non l'ho detto. Qual è la cosa che noi abbiamo detto all'ufficio tecnico? Che loro devono, una volta che lavorano, devono fare un progetto complessivo. Poi noi approviamo uno stralcio, diciamo non vogliamo fare questo pezzo, facciamo lo stralcio di quel progetto e approviamo quell'otto, perché alla regione dobbiamo presentare il progetto esecutivo, quindi non è cosa. Poi man mano, poi se l'onorevole, come sicuramente sarà, verrà riconfermato, quindi ci sarà l'insollecitatura, quindi avremo tutto il tempo per lavorare.